Nomine Patris et Filio e Spirito Santi. Amen. Signore Gesù, ci mettiamo la tua santa e divina presenza, ringraziandoti per questo nuovo giorno che la tua bontà ci concede di vivere. All'inizio di questa meditazione ci umiliamo umilmente dinanzi a te, riconoscendo i nostri innumerevoli peccati, offese, negligenze e invochiamo lo Spirito Santo che ci possa, come sempre, fare da guida e da maestro nella nostra meditazione. Deus me sto recorda venite del mio omnium eorum peccatorum et hac detestor quia peccando non solum pena sati iustia statuta pro nobis sum se presenti che offendite sum un bono ma quia qui super omnia digaris ideo firmi del propono adiuvante gratia tua decetero menon peccatorum peccandique occasione proxima sfugiturum. Amen. Veni creato spiritus mentes tuorum visita Ince superna grazia che tu creasti pectora, qui dice disparafitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu certiformis munere, digitus paterne dextere, turite promissum patris, sermone di transcuttura, accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis virtute firma sperperi. Ostem repella slongius, facenque dones profimus. Dottore sic te preo, vitemus omne nostrum. Per te sciamus da patrem, moscamus atque filium. Te quotriusque spiritum credamus omni tempore. Deo patris et gloria, filio via mortuis, surrexit ac paraclito in seculorum saecula. Amen. Emitte spiritum tuum creavuntur, et renovabis faciem terre. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo di Suor Maria Cecilia Bai. Capitolo terzo, libro terzo, capitolo terzo, ciò che operò il Figlio di Dio nel suo interno dal battesimo del Giordano al ritorno a Nazareth. Dai 40 giorni nel deserto. Terza parte. Pensieri durante il cammino nel deserto. Continuando in questo modo il mio cammino, sentivo nella mia umanità qualche abbattimento e stanchezza perché ero molto delicato. L'offrivo al Padre mio. E lo pregavo di dare a tutti i miei fratelli forza e spirito affinché possano sostenere i patimenti che nella loro umanità sentono nel cammino della virtù. E specialmente a quelli che, essendo di natura molto delicata, sentono maggiormente i patimenti. Mi promise di farlo il Padre mio. E di fatto non manca, perché tanti di costituzione delicata sostengono grandi patimenti e sopportano aspre prove in virtù della grazia data loro dal Padre e della loro buona volontà. Ringraziai il Divin Padre per tanta carità ed amore per i miei fratelli, in modo particolare per quelli che mi seguono nel cammino della perfezione. Non tralasciai in tutto il cammino di rivolgere il pensiero alla mia diletta madre e con lei intrattenermi amorosamente. Consolandola nella sua solitudine e nella privazione della presenza visibile di me. Suo caro ed amato figlio. Pregavo il Padre mio a non lasciare di consolare spesso quelle anime che per suo amore si trovano sole e da tutti abbandonate,
Io mi offrii di fare ad esse continue visite con la mia grazia e di intrattenermi con esse amorosamente e consolarle. In ciò il Padre mi diede tutta la potestà che avevo come suo figlio e Dio uguale a sé nella divinità. Ringraziai il Padre perché mi volle mostrare in tutto suo figlio obbediente e sottomesso a lui. Questo era molto gradito al padre. Lo pregavo che per questa mia sottomissione e per il suo gradimento si degnasse di perdonare tutti i miei fratelli, specialmente quelli che si sottomettono malvolentieri ai loro maggiori e mostrano grande durezza. Il padre si mostrava pronto al perdono ed io lo pregavo di dare loro uno spirito di vera sottomissione. Il padre si mostrò pronto a darlo a chi gliel'avesse domandato in mio nome. Lo ringraziai di tanta generosità e godei molto per il bene dei miei fratelli. Ma essi poco approfittano di una grazia così grande, perché neppure vi pensano a domandarla. Non mancano però quelli che ne approfittano, la domandano e ne sperimentano gli effetti. Arrivato al deserto ed entrato, vi vidi quanto era orrido ed impraticabile ad ognuno. Pur essendo abitato solo da bestie feroci, non mi recò il timore il dovervi abitare da solo. Perciò mi prostrai a terra, adorai il Padre mio, e mi offrii a patire tutto ciò che a lui fosse piaciuto. Mi manifestò il padre che dovevo fare penitenza con rigoroso digiuno di 40 giorni. Ciò mi sarebbe servito di preparazione alla grande impresa della predicazione. Passione e morte che mi doveva compiersi. Io non avevo alcun bisogno di ciò perché tutta la mia vita era una continua preparazione per la grande impresa della redenzione umana, ma dovevo servire di modello e di esempio ai miei seguaci affinché avessero in tutto e per tutto il modo con cui devono comportarsi nelle loro azioni, negli affari ed imprese per la gloria del Padre mio. Prima di uscire in campo si devono ritirare nella solitudine e intrattenersi con Dio per intendere la sua volontà, affinché l'opera loro riesca profittevole e meritoria. Avevo fatto il sacrificio di me al Padre ed avevo accettata la penitenza con grande allegrezza e rassegnazione. Mi umiliai molto e vedendomi solo in quell'orrido deserto, derelitto ed abbandonato, lontano dagli uomini, consideravo la mia umiltà in quel luogo ed il mio abbassamento, e dicevo al Padre mio: io sono verme e non uomo. E con ragione lo potevo dire, perché mi trovavo avvilito ed estraniato dal commercio delle creature come un vile verme della terra. Il Padre mio gradiva molto il sentimento che avevo di me stesso, perché gli rappresentavo tutto il genere umano ed io, per aver così vil sentimento di me stesso, mi consideravo in persona di tutti i miei fratelli così vili e spregevoli per le loro colpe. Gradì molto il Padre mio questo sentimento di umiltà, come ho detto. Perciò permise che tutte le bestie feroci che in quel deserto dimoravano, venissero umiliate ai miei piedi, riconoscendomi per loro creatore. Infatti vennero alla mia presenza in grande umiltà, manifestandomi sottomissione e gratitudine, adorandomi nel modo d'essere possibile come loro sovrano.
Nel vederle rivolto al Padre mio, esclamavo: Padre mio, potessi assoggettare al vostro dominio tutti i cuori dei miei fratelli contriti ed umiliati, come permettete che si assoggettino a me queste bestie feroci? Perciò vi chiedo tanta grazia per ognuno di essi, perché vi riconoscano per loro vero Dio e Creatore, come tale vi amino, vi servano e siano soggetti ed obbedienti al vostro volere. Mi fece intendere il padre che come aveva dato a queste bestie un tale ordine e capacità di fare quegli atti di sottomissione, molto più avrebbe dato la sua grazia alle creature ragionevoli. Ma queste, ostinate e dure, non avrebbero stimato e fatto conto di una tale grazia. Perciò lo pregai di dare loro una grazia più potente ed aiuti e luce più valida. Lo pregai di farlo per quell'abbassamento ed umiltà in cui volontariamente mi ero assoggettato e per il gusto che lui di ciò sentiva. Mi promise il padre una tale grazia. Infatti vidi come essa per molti sarebbe stata atta a convertirli ed avrebbero superato la durezza dei loro cuori. Mi rallegrai molto nel vedere come tanti grandi peccatori si sarebbero convertiti e che da bestie feroci sarebbero divenuti agnelli mansueti. Non mancai però di provare l'amarezza come al solito, nel vedere molti che nonostante tanta grazia e tanti aiuti sarebbero restati nella loro durezza e ostinazione. Ringraziai il Padre della nuova grazia e lo feci a nome di tutti. A nome anche di tutti quegli ingrati ed ostinati che non ne avrebbero approfittato. Io volevo supplire alle mancanze di tutti e dare al Padre mio quella gloria e lode che da essi gli era negata. Guardavo, sposa mia, quelle bestie così umili e mansuete al mio cospetto. Non le disprezzavo, ma come opera del Padre mio, avendole egli create, le accarezzavo e avevo di esse compassione quando le vedevo affamate o inferme e le sanavo. Non sdegnavo la loro compagnia. Pensavo che tra breve avrei avuto a trattare con i peccatori, molto più feroci ed ostinati delle stesse fiere, e pensavo di usare verso di loro carità e far loro gustare la dolcezza del mio comportamento e della mia conversazione per indurli a penitenza. Pensavo di trattare con essi con semplicità e di fare loro molte grazie. Bramavo che arrivasse presto il tempo destinato dal Padre mio per questa opera. Venivano anche da me con molta fretta gli animali più docili e domestici, e con i loro canti mi ricreavano, si avvicinavano a me con segni di amore e sottomissione, e mi facevano corona intorno. Li prendevo, li accarezzavo. Ed essi, nel loro modo di intendere, godevano e molto più si mostravano affezionati. Rivolgevo allora il mio pensiero alle anime innocenti e fedeli e pensavo di usare verso di esse tutte le finezze dell'amore mio per far loro gustare la dolcezza della mia conversazione amorosa. Bramavo che giungesse presto il tempo in cui avrei potuto trattare e prendere le mie delizie con esse, perché le anime innocenti sono da me molto amate. Ed io provo molto gusto nel trattenermi con esse, avendo una certa somiglianza con me per la loro innocenza e purezza. Quanti effetti sentivo verso di loro, quanta inclinazione a beneficarle, stare sempre in loro compagnia. Pregavo il Padre mio di dare anche ad esse un tale desiderio di trattare con me e di corrispondere al mio amore. Il Padre mi promise di adempiere i desideri del mio cuore. Infatti non manca, perché ve ne sono state e ve ne sono di molte, alle quali io mi manifesto. Mi trattengo con esse e mi lascio attirare dal loro amore. In esse molto mi compiaccio e godo degli affetti del loro cuore. Ringraziai il Padre mio per la grazia concessa ad esse. Laudentur Jesus et Maria. Oggi, amici, oltre che molto bello ed edificante, a tratti anche, penso quasi, come dire, commovente questa
sezione di testo che abbiamo letto, che parte da una dichiarazione di Gesù che mi ha ricordato i testi di, oddio, era Santa Teresa d'Avila che parlava della complessione delicata di certi corpi, di certe suore, no? E poi non ricordo dove, però questo era ovviamente un pensiero catalogabile come dottrina comune dagli scrittori, che i corpi di Gesù e di Maria erano delicatissimi. Perché? Per la perfezione, per l'immunità dal peccato originale e attuale. Delicatissimi significa oltremodo sensibili. Cioè il tatto di Gesù e di Maria, per esempio, era molto più sensibile del nostro. Significa che una carezza ricevuta produce degli effetti molto più gradevoli che una carezza data a noi comuni mortali. Però purtroppo succede anche il fenomeno differente, cioè che purtroppo uno schiaffo fa molto più male. Figuriamoci un colpo di flagello, figuriamoci stare in un luogo deserto. Io ci sono stato nel deserto di Giuda, dove è stato Gesù, lì in fondo nei piani bassi della Giudea, non molto distante dal Mar Morto. È impressionante, non è un deserto di sabbia, è un deserto di terra e di rocce, c'è anche un monastero dove si muore di caldo, mi ricordo, proprio scavato, cioè costruito proprio sullo sperone di una montagna, adesso deserto, che è il luogo dove si ricordano le tentazioni. L'ambiente è veramente impressionante. Nel deserto sappiamo tutti che di giorno si muore di caldo, è difficile trovare anche un posto dove ripararsi. E di notte succede il contrario. Quindi, e peraltro anche camminare molto a lungo, perché Gesù, non dimentichiamo, è partito da Nazareth. Nazareth si trova a nord della Palestina. Solo da Nazareth a Gerusalemme, e però per arrivare al deserto bisogna andare ben oltre Gerusalemme, sono 120 km a piedi. Quindi è impegnativo arrivarci e poi rimanerci 40 giorni a digiuno assoluto. Noi dobbiamo pensarci a queste cose, perché il canto che introduce sempre questa meditazione, che lo dice Lucis Memoria, no? È la memoria di Gesù, la memoria del dolce Gesù, è fondamentale. Gesù gradisce molto chi si ricorda bene di tutto quello che ha fatto per noi, chi ci pensa. Qui possiamo focalizzare alcuni dettagli, no? E tutte queste cose, molto bello. Io sto cercando di farlo vedere un pochino durante le veglie del sabato sera, no? È bene imparare per ogni Ave Maria del rosario intero di focalizzare un piccolo flash. Anche per esempio il tempo in cui Gesù è stato nel deserto. Dobbiamo pensarci tutti i giorni. Se uno impara a fare questo esercizietto con ogni Ave Maria, che all'inizio certamente è un pochino laborioso, ci vuole un po' di tempo, dopo però, mano a mano che si fa, soprattutto se si ha l'ausilio di un testo scritto, compaiono delle fotografie mentali che sono legate ad ogni Ave Maria. Quindi ci sono le prime 10 Ave Maria dell'Annunciazione. Se si impara un metodo fisso, la prima Ave Maria c'è una foto, la seconda, e diventa veramente, a parte che molto, molto edificante, molto santificante pregare il rosario in questo modo, ma ci consente anche di appunto ricordare, di evocare questi misteri, perché noi dobbiamo pensarci a questo che Gesù ha fatto per noi. È una cosa grossa, è una cosa importante, ha sofferto tanto. Primo punto di riflessione. Secondo, il digiuno. Il Padre manifesta.
al figlio che doveva fare penitenza con rigoroso digiuno di 40 giorni. Il digiuno rigoroso, anche oggi, è quello condotto solo ad acqua. Quindi, acqua. È impegnativo. È più impegnativo di tutti. Al secondo step, come tante volte ho detto, è quello che si fa un digiuno di 24 ore, diciamo dalla cena precedente alla cena successiva. Quindi si mangia la sera a cena e poi non si mangia più, non si fa più niente, non si fa colazione, non si fa pranzo, non si fa merenda, gli stessi puntini, niente, e si rimangia a cena successiva. Già questo è abbastanza impegnativo. Se fosse rigoroso, vorrebbe dire che tutto l'arco della giornata, quindi anziché mangiare la cena dopo, si va a letto e poi si rifà colazione quando ci si sveglia. E già questo è difficile. Pensiamo a farlo per 40 giorni. I digiuni rigorosi si possono fare, ma generalmente è bene farli di un giorno, perché già quando diventano 2-3 cominciano a diventare veramente significativi, no? Mi chiedo anche se Gesù addirittura sia stato anche qualche giorno e anche bevendo, anche se certo Gesù tutto quanto è possibile, può fare anche un miracolo come ha fatto di fatto durante la passione per mantenersi vivo con tutto il sangue e le botte che aveva preso, che era impossibile che arrivasse fino a dove è arrivato, no? Quindi questo è certo. Quindi lui usava la sua divinità, ce l'ha detto in quest'opera, solo per darsi una maggiore potenza, quindi una maggiore capacità di soffrire ancora di più, per sé. Immaginiamoci se avesse fatto, questo non risulta al momento dal testo, quindi è la mia personale ipotesi, se si fosse anche privato di bere, cioè veramente diventerebbe una cosa ancora più allucinante. E attenzione che Gesù spiega che ovviamente questo sarebbe servito di preparazione, ma lui non ne aveva bisogno. Dice, perché tutta la mia vita, e l'abbiamo sentito, era stata una continua preparazione per la grande impresa della redenzione umana. Però c'è un però. Questo, su questo Gesù è sempre molto attento. E questo chiaramente poi chiama in causa più noi, incaricati appunto di compiere la missione apostolica con la predicazione e l'amministrazione del sacramento che altri. Cioè, dice, ma se io prima di iniziare la mia missione sono stato 40 giorni a digiuno, che facciamo? Una persona che dedita alla predicazione non può pensare di andare a convertire le persone a forza di parole, basta. Né può fare una cosa di questo genere senza aver fatto precedere un lungo tempo, ritirarsi in solitudine e intrattenersi con Dio. Gesù è stato 30 anni di vita nascosta, che sono appunto simbolo, e 3 anni di vita pubblica. Per questo che un tempo, oggi purtroppo anche questo è andato un po' in parziale decadenza, quando si entrava in seminario, si entrava in seminario, ma a casa non si tornava mai, eh. Se non da un certo punto in poi, qualche giorno, mi raccontavano i sacerdoti anziani, dopo il 31 luglio, che era la festa di Sant'Ignazio di Loyola, si tornava una quindicina di giorni rigorosamente custoditi, sempre in talare a casa per qualche tempo, e dopodiché si rientrava. Non esistevano le cose che esistono oggi, che il seminarista il sabato e la domenica va in parrocchia col servizio pastorale, zero. E c'era una disciplina rigorosissima. Io, inutile dire che ritengo molto più opportuno questo metodo. Adesso dicono no, ma se tu questi li lasci 6-7 anni rinchiusi in seminario, poi li precipiti nel mondo e questi non sanno come comportarci. Nelle Marche si dice, c'è un'espressione un po' rassegnata che suona così, dice sarrà. Però c'è davvero bisogno di un tempo, di proprio una full immersion, cioè tu stai lì
estensione solitudine, studi cose sante, studi bene, preghi, impari a stare con il Signore, ti sacrifichi, impari a fare penitenza, ti addestri. Non si possono fare le imprese apostoliche se non si hanno queste attrezzature di base. Non è possibile. Sono destinate al fallimento. Cioè, se Gesù che ha fatto tutte queste cose, no? Per chi ci crede, Maria Valtorta racconta che il giorno dell'ascensione di Gesù, basta andare a leggere, lui ha radunato sul monte degli Ulivi, il monte da cui realmente è sceso al cielo, c'è cioè proprio il luogo che lo commemora, dove c'è addirittura sulla pietra il segno, che sembra chiaramente l'impronta di un piede, e la tradizione dice che quello è l'ultimo contatto che il piede di Gesù ha avuto col suolo prima di elevarsi verso il cielo, no? C'è cioè proprio sul Monte degli Ulivi, quindi che Gesù sia sceso al cielo da lì è sicuro. Ma si sono radunati tutti quanti quelli che erano rimasti fedeli a Gesù dopo 3 anni di ministero, ma lui era figlio di Dio, dopo tutta la sua attività apostolica, erano circa 500 persone. Non erano proprio pochissimi, pochissimi, ma insomma non è che erano tutti stessi granché. Se pensiamo che San Pietro alla prima predica, dice gli Atti degli Apostoli, ha convertito 3.000 persone, questo ci dicono gli Atti degli Apostoli, la famosa predica che lui parla e lo capiscono in tutte le lingue, dopodiché si convertono e si unirono a loro 3.000 persone, 3.000 battesimi con giorno, insomma, bella giornata, bella, bella impegnativa, no? Quindi? Non è che ha avuto tanto questo successone, umanamente parlando, l'attività di Gesù, lui era figlio di Dio. Insomma, sapeva quello che diceva, penso che era bravo a predicare, no? Penso che pregava molto, penso che più penitenza di Gesù non l'ha fatta nessuno. E nessuno di noi è più grande di lui, eh? Nessuno di noi è più grande di lui. Le anime costano. E le anime sono come, Gesù dice nella parabola del seminatore, la terra, il seme gettato sulla terra buona, ma la terra buona la dobbiamo costruire noi, per quanto possibile, poi c'è sempre il libero arbitrio della persona. Perché la terra, ci insegnano i contadini, prima di seminarci il seme la devi arare, quindi la devi proprio solcare. L'aratro taglia la terra, quindi la scava, no? Quindi è un'operazione dolorosa. Poi ci metti il seme e poi ci metti l'acqua. Allora, l'operazione del solcamento, mi si perdoni questo termine che non so ma cosa esiste in italiano, da che cosa è fatto? Da quello che Gesù ha fatto nel deserto, dai 40 giorni di digiuno. Serve a smuovere l'humus dei cuori. Poi getti il seme della parola e poi però lo innaffi con l'acqua della preghiera, perché se no lì non nasce niente. Se tu non ti sacrifichi e non fai penitenza, è come se buttassi il seme sulla terra brulla, tipo da 30 agosto di quest'anno, di qualche campagna sarda o siciliana. Buttaci un seme là sopra e vedi che succede, no? Non succede assolutamente nulla, non succede. Quindi questo che lui ha fatto, lo ha fatto per dare l'esempio a noi. E anche per dare un insegnamento generale, ma perché la Madonna in tutte le apparizioni riconosciute, se c'è una costante, cioè dici, qual è il minimo comune denominatore di tutte le apparizioni mariane? Tutte. Preghiera e penitenze o sacrifici, chiamatele come volete. Pregate e fate sacrifici. Preghiera e penitenza. Preghiera e sacrifici. Preghiera e penitenza. Perché queste sono le cose principali, perché se non si smuovono i liberi arbitri, non ci si può, non succede niente, le anime non si salvano. E come non, quando si prega con il Signore non bisogna, dice Gesù, non fate come i pagani che pregano moltiplicando le parole.
Così le persone non è che si commentano, se no li facciamo la testa come un pallone. O se la prendiamo di petto, se stiamo continuamente a dargli il tormento. Anche per carità, ovviamente dicendo cose buone, e quindi volendo ottenere fini ottimi. Il curato d'Arso, quando i parroci andavano a lamentarsi, gli dava le sue ricette, no? Diceva: sì, non sei convertito alla parrocchia, hai pregato in ginocchio, hai fatto i rosari, hai digiunato, hai fatto la disciplina. No, comincia e dopo ne riparliamo. Sta nella sua biografia, eh. Poi Gesù che prega con le parole del Salmo 21, quello del venerdì, che comincia appunto con le parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quello che pronuncia dalla croce: io sono verme, non uomo. Anche qui, insomma, no? E poi questo episodio, questo bello, le bestie feroci abbiamo capito che sono, che c'erano realmente, e che sono simboli dei peccatori. Nei pensieri di Gesù, mentre gli animali più docili e domestici, dice, c'era qualche gattino forse nel deserto, chi lo sa, sicuramente era cuccellino, forse dice, cantavano, forse qualche cagnolino, certo che sta dentro quel deserto, boh, forse qualche cammello, chi lo sa chi c'era, no? Tanto riguardo alle bestie feroci, non lo so chi ci sta nel deserto di Giuda, ci stanno i leoni, i tre tigri, i puma, boh, i leopardi, non saprei. I serpenti, quanti se ne vogliono? Purtroppo, gli scorpioni, quanti se ne vogliono? Quindi, ed è bellissimo vedere le bestie feroci che ammanzite, no? E Gesù che le accarezza. Immaginate, Gesù accarezza un leone. Bellissimo animale, poi tra l'altro, perché le bestie feroci sono bellissime, soltanto che in questa vita non ci è data la possibilità di andarle a carezzare, perché se no facciamo una brutta fine. Ed è commovente sentire Gesù che dice: ehi, padre, mi hai mandato in sottomissione queste bestie feroci, ma magari potessi un giorno portare a te i cuori dei peccatori, sottometterli a te, soggiogarli a te, no? Perché, insomma, una bestia feroce che si fa accarezzare vuol dire che è stata ammanzita, che è stata sottomessa, no? E qualcuno sì e molti no, purtroppo sempre questa è la... cioè, qualcuno, molti, ecco. Molti evidentemente, ma molti diciamo come numero considerato in se stesso, ma nella massa non sono certamente la maggioranza, da quello che è dato da intendere, no? Molti, mi rallegrerei molto nel vedere come tanti grandi peccatori si sarebbero convertiti, che da bestie feroci sarebbero divenuti agnelli mansueti. E poi chiudiamo con qualche considerazione su queste anime appunto innocenti, perché sono le due grandi categorie di anime predilette, diciamo così, dal Signore. Chi sono? Sono i grandi peccatori convertiti. Sotto la croce erano simboleggiati da Maria di Magdala, e poi le anime innocenti, che se vogliamo togliere Maria Santissima, e comunque quella è un caso a parte, sotto la croce chi c'era? C'era Maria Santissima. C'era l'innocenza, ossia l'innocenza umana, non quella della Madonna, sta su un altro pianeta, che è quella di San Giovanni, no? Anima vergine. E poi c'è la Maria di Magdala, la grande peccatrice pentita. Le grandi gioie di Gesù, differenti, complementari. Certo, chi era il prediletto di Gesù? Era San Giovanni. Quali sono le anime molto amate da Gesù? Sono le innocenti. Però adesso qui, chi è stato colpevole, non è che ama più loro. Maria di Magdala è stata la prima a vedere Gesù risorto dopo Maria di Nazareth. Quindi non stiamo troppo, diciamo così, a quisquiliare, cioè
riflettere sull'amore che Gesù ha per le anime innocenti e quindi come ama intrattenersi anche in dolci colloqui, in dolci intimità con loro, serve, come dire, ad educare all'innocenza, che i genitori che ascoltano questa meditazione, se ci fosse qualche, me lo auguro, ma non credo che siano molto gettonate in questa fascia di età, qualche ragazzo, qualche ragazza, qualche adolescente maschio o femmina, qualche ragazzotto o ragazzotta che ancora si trova in queste condizioni, la custodia dell'innocenza è una delle cose più belle e più importanti che si debbano fare, no? Stamattina San Paolo durante la Santa Messa parlava, faceva l'elogio della verginità e della sua condizione di eccellenza. Io ho detto qualcosa anche durante l'omelia, no? Anche perché oggi è mercoledì, giorno dedicato al Giglio che è San Giuseppe. Tutti vergini innocenti nella Santa Famiglia di Nazareth, quindi questo deve farci ovviamente riflettere e pensare. E chiudiamo, ecco, pensando a quello che fa Gesù con queste anime, anche per desiderarlo un po', no? Ve ne sono state, ve ne sono molte, alle quali io mi manifesto, mi trattengo con esse, mi lascio attirare dal loro amore e in esse mi compiaccio. E godo degli affetti dei loro cuori. Ricordiamo sempre che la preghiera, le forme più alte di preghiera, sono quelle dove avviene l'effusione degli affetti. Basta studiare bene i grandi maestri, tipo Sant'Alfonso. La preghiera tende all'unione, ma l'unione si realizza nell'amore, e l'amore con il Signore, e noi non possiamo manifestarlo a gesti, ovviamente, perché non è così, ma abbiamo soltanto una risorsa, effondergli gli affetti, dinanzi a lui come persona reale, lasciare che il nostro cuore si sprigioni, diciamo, si apra, si effonda. Così si realizzeranno le parole del Salmo, gustate e vedete quanto è buono il Signore, e beato l'uomo che in lui si rifugia. Grazie infinite, Signore Gesù, di tutto quello che anche oggi ci hai donato e ci hai mostrato, ecco, di queste scene edificanti e commoventi che abbiamo potuto vedere e di cui ci hai reso partecipe. Grazie per tutto quello che hai patito per noi e per la nostra salvezza in questo tempo davvero forte che tu hai vissuto e che ci accompagnerà per diversi giorni. Vedo che il capitolo è ancora molto molto ricco di contenuti e di sorprese che attendiamo evidentemente con gioia e con tutto il cuore. Magnificat anima mea, Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, que respexit humilitate mancille sue, cenimex sorvegata me dicent, omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, misericordia eius, progenie progenie, stimenti seo. Fecit potentia in braccio suo, dispersi superbos mente corbis sui, deposit potentes de sede, et exaltavit humiles, Esuriente in plenis ponis, divides dimisit in ane, suscepitis le puerum suum, recordatus misericordiae sue, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semineus in seco. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis qui est regnas in saecula saeculorum. Amen.
Deus et nomine suam pacem et vitam aeternam. Amen. Laudentur Iesus et Maria. Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.